Questo programma è offerto da The Spar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, Gruppo TV 7, come di consueto vi ricordo, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook, quindi potete fare tutte le domande del caso, il tema l'avete già visto e ovviamente parleremo anche, l'avete visto, ve lo dico perché non c'è la scritta, però ovviamente parleremo di questo maledetto virus che sta colpendo tutto il mondo e cerchiamo di capire in tante piccole particolarità cosa si può fare per cercare di evitarlo e quando terminerà questa lunga storia che non avrà un fine molto molto rapido. Ne parliamo in questa trasmissione, avete i numeri per interagire con noi, potete telefonare mandando i messaggi, con saluto e ringrazio ovviamente Simone Borilla del Movimento 5 Stelle, grazie di essere con noi, saluto Domenico Crisarà, segretario FIM del Veneto, grazie dottore di essere con noi, buonasera. E saluto Francesco Scoppelliti di Italia Viva, grazie anche a Francesco di essere con noi, perché ovviamente uscite quando in questo periodo anche difficile. Collegato abbiamo già l'assessore giornale allo sviluppo economico Roberto Marcato. Se me lo fate vedere lo saluto e lo ringrazio che sia collegato. Buonasera, buonasera, non ci sente? Non sente Marcato, vabbè, risistemeremo il collegamento ovviamente audio con Roberto Marcato, però c'è nel frattempo. Saluto dalla redazione Elisabetta Corazza, buonasera Elisabetta. Buonasera a te Giorgio, buonasera agli ospiti in studio e a chi ci segue da casa. Qui ricordo che possono partecipare attivamente alla trasmissione, basta che ci chiamino allo 049 80 77753 oppure possono mandarci sms al numero 345 3341 171. Comunque i numeri li vedete in sovraimpressione, sono sempre lì. Ok, lo capisco. Va bene, Elisabetta, noi non ti abbiamo sentito in studio, però mi dicono che da casa ti hanno sentito, se poi la regia sistema questa situazione. Andiamo da Denis, che lo saluto, che ci dà subito purtroppo i dati negativi, come di consueto, della giornata. Denis, buonasera anche a te. Esattamente, buonasera Giorgio, buonasera agli ospiti in studio e a tutti i telespettatori che ci seguono da casa. Hai detto bene, perché i dati di questa sera sono in chiaroscuro ma abbastanza preoccupanti. Io andrei subito a vedere per prima cosa i dati nazionali, insomma quelli forniti dal capo della Protezione Civile Borrelli nella serata odierna. 35.713 i casi totali, quindi le persone riscontrate positive da quando è scoppiata l'epidemia di coronavirus nel nostro paese. Attenzione, 28.710 malati ad oggi, con un incremento di 2.648 unità rispetto al giorno precedente, ed è il più importante aumento in termini numerici da quando è scoppiata l'epidemia nel nostro paese. Così anche il numero dei deceduti, vedete 475 purtroppo solo nella giornata odierna, in totale 2.978, e 475 morti in un giorno è purtroppo un record non solo nazionale, ma è proprio il più alto incremento di morti che si è registrato nel corso di questa pandemia, addirittura più di quelli che si sono verificati in un solo giorno in Cina. Per fortuna c'è un record anche positivo, che è quello dei 1.084 guariti nel corso delle ultime 24 ore, che fanno salire il dato totale a 4.025, anche qui per fortuna il dato più alto che si è registrato in questa pandemia di coronavirus. Andiamo velocemente, Giorgio, a vedere anche i dati relativi al Veneto, i dati regionali, i dati emessi questa sera dalla regione Veneto. Sono 3.384 i positivi, quindi 170 in più rispetto a questa mattina, perché sappiamo che la regione fornisce i dati due volte al giorno. 691 attualmente ricoverati, 45 in più di questa mattina. 201 in terapia intensiva, 6 in più rispetto a stamattina. 22 i dimessi, che fanno salire il dato totale a 189, e 113, anche qui con un preoccupante aumento di 24 per quanto riguarda il dato dei decessi. Bene, grazie Denis. Allora facciamo così, prima di iniziare il ragionamento con noi, è stato ripristinato, chiedo il collegamento con Roberto Marcato, che lo saluto, perché lui ha fatto segno che non ci sentiva, non sentiva l'audio. Se la regia mi fa sapere gentilmente se lo sentiamo oppure meno, e nel frattempo però io direi di andare a sentire Zaia, che oggi nell'ora di
pranzo, quando fa la sua consueta conferenza stampa, ha detto quando sarà il picco, e i dati sono davvero, il segnale è davvero molto preoccupante, ascoltiamolo. Secondo il modello si arriva al picco allora, 15 aprile e poi va scemando fino ai primi di maggio e poi va giù. Sempre secondo il modello matematico, cioè che siamo quasi a livello di con questi archi, con questo arco temporale siamo quasi a livello di cartomanti. Aprile saremo il 3 aprile si dovrebbe riaprire la scuola, cioè il 3 aprile saremo nel pieno dell'attività purtroppo sanitaria. E per quanto riguarda ulteriori restrizioni, sicuramente quella dei passeggi, delle passeggiate, bisogna rivedere quella norma e poi io, come si può dire, rafforzarla un po' di più, chiuderei quantomeno la domenica anche il tema della distribuzione alimentare. Va bene, allora, dottor Crisarà, inizio con lei. Attendo sempre se la regia mi comunica se c'è questo collegamento. Non ancora. Dottor Crisarà, lo chiedo a lei. Ha detto il picco arriverà molto avanti, quindi scordatevi di riaprire scuole il 3 aprile, scordatevi di riprendere un'attività normale dal prossimo mese, ma sarà una cosa che si protrarrà nel tempo. E credo sia un dato davvero significativo, un dato preoccupante. Ma guardi, personalmente eravamo qui quando è stato fatto il decreto di chiusura, eravamo proprio in trasmissione da lei, commentando con Bonavina, per me era chiaro che avrebbero prolungato per le altre, almeno altri 15 giorni, perché proprio l'andamento della malattia, dell'infezione, che ha bisogno di questi tempi, e chiaramente con la situazione attuale, pensare di ritornare alle attività normali il 3 di aprile significa essere nel mezzo della possibilità di contagio. Quindi le cose andranno avanti ancora per parecchio ed era abbastanza evidente guardando l'andamento delle cose. Certo, vedere 435 morti in un giorno è una brutta impressione. Però bisogna capire che quelli non sono come i morti di una guerra, cioè c'è stato un assalto oggi a una trincea e sono stati. Questi sono le code, gli effetti di questi 10 giorni. C'è gente che si è ammalata 15 giorni fa, 20 giorni fa e che non ha resistito. E quindi i numeri vanno a sommarsi. Come però quello che è stato doppiato il numero dei dimessi, dei guariti. Sì, sì, però il dato che non è da sottovalutare, dottore, è che nella grafica che abbiamo visto quasi 3.000 morti, non è che siano pochi. Ecco, non sono pochi, ripeto, da sottovalutare nel modo più assoluto, ma tenga conto che nella seconda settimana di febbraio ce ne sono stati 217 al giorno di influenza stagionale. Quindi, diciamo, per noi che vediamo queste cose da un punto di vista differente, i morti sono tanti, 2.978 morti fanno impressione in un periodo di circa un mese, ma è un andamento che non è molto distante da quasi tutte le influenze. Qui il problema vero è fermare la diffusione del contagio, perché si ferma completamente, cioè i morti aumentano perché non abbiamo la possibilità di assistere anche il resto. Cioè perché ictus, come dico sempre, infarti e incidenti stradali non sono andati in vacanza. Ovvio, è naturale. Dovrebbe, mi dicono dalla regia, abbiamo ripristinato il collegamento anche audio con Roberto Marcato, che lo saluto, quindi vediamo se riusciamo a vederlo in video. E saluto anche, eccolo qui, l'assessore. Grazie, assessore, della disponibilità. So che rimarrà con noi. So che rimarrà con noi, quindi abbiamo molte cose da chiederle e abbiamo molte cose che da raccontare. Allora, prima salto la scaletta perché avevamo altre cose di Zaia oggi, perché la Capua ha fatto delle dichiarazioni perché tanti hanno colpito soprattutto la Lombardia, e poi ci racconta anche in questo servizio che tra poco andremo a vedere chi colpisce e chi fa purtroppo morire per primi chi ha avuto questo coronavirus. Allora andiamo a vedere la di Capo e poi la commentiamo in studio anche con Roberto Marcato. Sentiamo cosa dice su quello che sta succedendo anche in Lombardia, che è molto interessante, ascoltatela.
questo è un virus che si trasmette per via aerea, quindi con le droplet, e quindi sappiamo che virus simili a questi hanno provocato dei problemi nei sistemi di areazione degli alberghi. Allora, è possibile che magari gli ospedali che gestiscono questi focolai molto grandi abbiano degli impianti di areazione che non siano a livello tale da garantire la sicurezza di persone che magari sono immunodepresse e sono lì dentro? Un'altra idea che mi viene in mente è: sappiamo che in Lombardia ci si lamenta per l'inquinamento. Io sinceramente non credo che sia l'inquinamento, però dobbiamo capirlo che cosa c'è in Lombardia. La Lombardia ha un tasso di letalità che è, adesso non mi ricordo esattamente, ma 10 volte il resto d'Italia e il resto d'Europa. E il resto d'Italia si posiziona dove si posiziona il resto d'Europa. Bisognerebbe vedere quante persone vengono a morte con una polmonite virale acuta. Il virus si chiama SARS-2. SARS vuol dire severo acuto malattia respiratoria. Quindi, diciamo, togliamo tutti i pazienti che hanno in media 3.4 malattie intercorrenti, che sono le persone che purtroppo sono decedute, e cerchiamo di capire questo virus da solo che cosa può fare. Ecco, mi sembra di capire, dottore Roberto Marcato, e chiedo poi anche a tutti voi, che non c'è ancora chiarezza, perché quando una scienziata come la Di Capo dice potrebbe essere il servizio di espirazione che c'è all'interno dell'ospedale, non dà colpa a quello, però dice potrebbe, oppure potrebbe, mi sembra di capire che nessuno ha capito davvero qual è il vero problema di questo virus, da dove deriva, da come si può colpirlo per farlo smettere, farlo morire. Cioè, davvero mi sembra di capire questo, dottor Ghisarà. Ho capito male o è anche così? Allora, questa credo che sia una delle occasioni in cui si dice che un buon tacer non fu mai troppo. Perché il problema della Lombardia è secondario il fatto dell'ospedale. Il problema della Lombardia è che la Lombardia ha gestito questa cosa con difficoltà, in quanto è una regione che aveva fatto del suo modello di assistenza un modello privato spinto. Lei lo sa i primi casi come sono stati gestiti? Quando si sono cominciati ad ammalare i primi medici di medicina generale, e tenga conto che ne sono morti 5 in questi giorni in Lombardia, che cosa hanno fatto? Non hanno pensato a sostituire il medico, a dare le protezioni, eccetera. Hanno detto ai cittadini, va bene, il vostro medico è malato, l'ambulatorio è chiuso, andate dagli altri medici. Il che significa che hanno concentrato persone, portatori di malattia, certo, in altri cose. E quindi hanno la roba è arrivata al collasso, perché tutta sta gente si è ammalata e ha riempito gli ospedali, stanno morendo. Perché le posso garantire, dai contatti diretti che io ho con i colleghi, in questo momento le persone anziane in Lombardia vengono lasciate a casa, quelli con la polmonite, vengono neanche trasportate in ospedale. Ok, Roberto Marcato, voleva intervenire, Assessore, voleva intervenire nel ragionamento. Sì, perché... No, francamente non riesco a capire come una scienziata, una persona addetta ai lavori, una che dovrebbe essere un riferimento per chi poi deve prendere decisioni, vada in TV a dire, a fare ipotesi. Cioè, ragazzi, le ipotesi le facciamo noi amministratori, noi politici, noi dalla comunità scientifica ci aspettiamo certezze. Perché se la comunità scientifica inizia a parlare con ipotesi suggestive, che potrebbe essere, ma forse non è, ma che è l'inquinamento e forse non è, ma potrebbe essere il ventilatore. E allora io che devo prendere decisioni su che cosa mi baso? Questo è stato un problema fin dall'inizio, perché se la comunità scientifica, anche dei virologi, avesse parlato con una voce unica, probabilmente alcuni errori si potevano evitare. Però, o per eccesso di zelo o perché per smania di andare in TV abbiamo avuto scienziati
che sono diventati, come dire, politici, e invece no. Ognuno deve fare il suo lavoro. Però Roberto, non ne usciamo da questa situazione. Però Roberto Marcato, dover di cronaca, la Di Capo all'inizio di tutta questa storia disse, io ricordo benissimo, disse attenzione che molto probabilmente questo virus lo farà diventerà una pandemia, e alla fine quando lo aveva detto erano in tempi non sospetti, poi è arrivato davvero questo momento. Ma vabbè, ma questo cosa c'entra? Non ho mica detto che la Di Capo non è una brava ricercatrice, non è una brava scienziata, non ho detto questo. Io ho detto che lei, come tutti gli altri, non possono andare in TV e buttare là ipotesi suggestive. Loro ci devono dare risposte. Perché noi poi siamo chiamati a prendere delle decisioni. Certezza. E non è facile prendere decisioni se ho un virologo che mi dice bisogna fare tamponi anche al cane e un altro virologo che mi dice fare tamponi non serve a nulla. Perché io che non sono uno scienziato, perché io faccio tutto un altro lavoro, ma devo prendere decisioni ogni giorno per la salute, per la vita dei miei cittadini. Mi dite su che cosa mi baso? Certo. Scopriti anche Borile, potete intervenire perché il microfono è aperto, Roberto Marcato ci ascolta ed è in diretta con noi. Prego, Scopriti. Dicevo, qualche idea ce l'avremmo. Intanto vorrei dire due cose. La prima, il compito dello scienziato è quello di analizzare i dati e cercare delle soluzioni. Se c'è questa concentrazione di morti in Lombardia, probabilmente, e siccome... Anzi, aggiungo, e siccome il virus si propaga per via respiratoria, è ovvio che lo scienziato dice concentriamoci sui canali di respirazione, insomma, no? E quindi sul fatto anche che dentro gli ospedali ci possa essere un sistema non perfetto. Sì, però succede che ha ragione, mi scusi. No, ma non si possono fare i posti, aspetti. Secondo me è così, e allora aspetti, mi faccia fare il ragionamento completo. Potrebbe essere, cosa poi, vuol dire? La seconda considerazione, scusi assessore, ho capito che lei... Però, no, però Francesco, Francesco... Non ce l'ho con la capo, non l'ho con la capo. Però, guardate, se avete voglia di fare polemiche, non voglio fare polemiche con nessuno. Semplicemente stavo parlando e lei mi ha interrotto. Allora, aggiungo, dopo lo faccio finire. Dovrebbe darvi qualche certezza. Ecco, allora, certo, Roberto, scusa un attimo, facciamo finire. Sì. Non c'è, allora, finisco, mi lasci parlare un attimo. No, la polemica non deve esistere, cerchiamo di capire, la situazione è grave. Però fondamentalmente io mi viene da dire, al di sopra di qualsiasi parte, Scopelliti, che se una scienziata dà questo messaggio, io che mando in ospedale i miei cari, mi comincia a venire qualche dubbio. Ma questo non me lo può dire, guardi, che non è così. Guardi, e qui ha ragione Roberto Marcato. Il nel dato dire, di fatto è nel dato mi scusi, di fatto, no, poi è lascio, incontrovertibile. Aspetti Francesco, poi lascio dire il concetto. Dico, se io sento una scienziata come la Di Capo, che bisogna toglierci il cappello, e mi dice potrebbe essere anche l'impianto di reazione dell'ospedale, scusi. Capisce che lei che mi preoccupo, ma, no, scusi, perché scusi, ma non può dirvi no su questo, insomma. Mi sembra questa contrapposizione mi sembra un pochino surreale. Attenzione, intanto in Cina, dove hanno debellato il virus, hanno trovato la cura? Anche lì poi ne parleremo. Per caso hanno trovato la cura? Non l'hanno trovata, semplicemente però hanno adottato misure da stato totalitario, hanno detto chi si muove gli spariamo e la gente stando in casa il virus è stato debellato. Qui la Capua sta dicendo negli ospedali milanesi e lombardi si muore 8 volte più che in Europa, però, a Bologna. Sì, però, ci sarà un motivo? Però, non c'è. Sì, però dottore, però dottore non si può, sì, però, non allora, si, scusi un attimo, perché, dottore Borile, poi do la parola ancora, sì, parlare Borile, no poi... ma solo per dare continuità al pensiero, perché altrimenti se no continuiamo a cosa. Non si può fare un'affermazione di questo genere soltanto perché lì muoiono di più, perché c'è un livello di infezione e di contagio che è 10 volte quello degli altri posti. E quindi è chiaro che dentro quella situazione, quella cosa, da questo arrivare alla conclusione che sono gli impianti filtranti della... Allora, devo dire che poche volte mi trovo d'accordo con l'assessore, ma sono già due volte che gli devo dare ragione. La scienza, la parte...
non può dire forse, deve dare certezze. E in un momento come questo, dove la gente pensa che il virus passa dottore, per le scarpe... Dottore, ha ragione, guardi, sentiamo che ha ragione, no, ragione, mi sento, allora. Non voglio fare il... però mi sento di dare ragione a Marcato e al dottore, sì. Mi scusi allora, Francesco. Bisogna, secondo me, perché mi sembra uniformare ovvio. La comunicazione, perfetto. Ed è vero, nel senso che dare allarmismi, formulare ipotesi, secondo me, piantarle, comunicarle, può essere, attenzione, anche un effetto boomerang, proprio perché può creare dei comportamenti o delle dinamiche anche suggestive no, particolari. Le faccio una domanda, però Paolo, mi permetto una domanda per ritornare al ragionamento che ha fatto Roberto Marcato e anche il dottore. Io domani ho un paziente, un amico, un parente, certo. Sottoscritto che va in ospedale a Milano. Sente una scienziata a livello porca mondiale miseria, che sento una esprime. Scienziata, scoppellitti, mi viene un po', chiaro, un po' chiaro, di tremarella, mi scusi, ad oggi, per quanto mi riguarda. Qui non è polemica, qui bisogna stare attenti a quello che si dice. Allora, ad oggi per quanto mi riguarda, il comportamento da adottare ed è quello che è stato imposto a livello nazionale e in regione e come case history è quello del contenimento passivo, cioè l'isolamento fiduciario. Dobbiamo stare a casa. Questa è la cosa che dobbiamo fare, perché vede, anche in Lombardia, io ho visto, ho sentito anche il presidente Fontana che si lamentava che centinaia, migliaia di lombardi passeggiavano tranquillamente. No, la metropolitana era piena, poi vi faremo vedere che le immagini... Allora, è perché io ho visto, io dal balcone di casa, io di Padova, ho visto della gente domenica passeggiare, mi veniva e che non ha incontrato né me Marcato, se no tiravamo una scarpa in testa a queste persone, perché sono degli irresponsabili, perché basta veramente vedere che cosa accade nei reparti di terapia intensiva per far entrare nella testa di questi sciocchi che cosa può accadere a queste persone che vengono isolate. E una situazione drammatica a livello sociale, relazionale, affettivo e di salute, perché ad oggi non c'è un vaccino. Quindi il modello a cui noi dobbiamo ispirarci, io è quello che penso io, che è quello adottato in regione a livello nazionale, è quello dell'isolamento. Cosa vuol dire questo? Guardiamo in Cina. In Cina è da 4 mesi, attenzione, che quell'area di Wuhan è bloccata ed è isolata. Se noi pensiamo, abbiamo solo quel modello a cui fare riferimento. E mi dispiace che l'Europa non abbia preso il modello italiano, che l'abbia preso in ritardo. Questo mi viene da dire. Lì è da 4 mesi che sono ancora tutti isolati e bloccati e hanno effettivamente diminuito drasticamente i contagi. Però c'è paura del ritorno di quelli che rientrano oggi. Ma quella è un'altra dinamica. Allora, noi non pensiamo che il 2 di marzo sia finito tutto, in 15 giorni abbiamo debellato tutto, perché lì in Cina è da 4 mesi che hanno isolato tutto. Cioè prepariamoci ad un isolamento che durerà mesi, i cui effetti a livello sociale, a livello psicologico, economico, ricadranno fino a fine di quest'anno. Questo è l'allarme, quindi ci vuole responsabilità, isolamento e cerchiamo di essere tutti un attimino più rispettosi anche nei confronti degli altri. Basta vedere il modello cinese, che cosa hanno fatto, bene ha fatto il Veneto, bene ha fatto Roma ad adesso limitare anche i trasporti tra nord e sud e con le isole e andiamo avanti con questa linea. Allora andiamo a sentire Zaia cosa ha detto anche oggi tra le altre cose, dove ha detto che ovviamente ha bisogno di nuovi respiratori proprio per il ragionamento che stiamo facendo. Ascoltiamolo. Sul fronte ai respiratori ho avuto anche l'incontro questa mattina in videoconferenza con la Protezione Civile Nazionale, ho ribadito che noi abbiamo richiesto 200 respiratori, ci hanno confermato l'arrivo dei primi 102, 90 più 12, entro il 20 di marzo. Noi abbiamo già le nostre, abbiamo comprato i letti, abbiamo attrezzato le 825 posti di terapia intensiva e si va assolutamente a messa a regime. Considerate che oggi noi abbiamo 197 pazienti in terapia intensiva più quelli dell'attività ordinaria, perché non vorrei che qualcuno pensasse 825 meno 197, facciamo festa. No, noi siamo sempre al limite, quindi più riempiamo, più dobbiamo scaricare l'attività ordinaria, per questo motivo abbiamo fatto così.
Va bene, avete sentito, chiedo scusa se mi giro perché poi dalla regia ovviamente mi giunge notizia, ci mi ha detto Giorgio, sono già arrivati i messaggi, ce ne sono quattro, andiamo a leggere rapidamente perché altrimenti blocchiamo il computer, perché ne arrivano moltissimi ovviamente con tutti gli ospiti che abbiamo anche in studio e i telespettatori esigono proprio delle risposte. Non ho sentito nessuno parlare e organizzare a Padova per i senza fissa dimora, noi volontari pronti e nessuno si muove, in giro continuano ad esserci molte persone in barba e divieti, è quello che continuiamo a dire, ne parleremo poi anche di questo. Andiamo avanti con il messaggio successivo, eccolo qui, secondo voi è possibile che le scuole non riaprono fino a fine anno e poi come si farà con gli esami e la bocciatura, un altro bel problema, poi andiamo con l'altro messaggio. Mi pare improbabile che l'ospedale abbia la ventilazione non a norma, con tutte le altre patologie, come si farebbe? Ha ragione anche certo. Questo telespettatore, in riferimento a quello che ha detto la Di Capua, ovviamente la gente si preoccupa anche per questo. Andiamo nell'ultimo, vediamo un po', eccolo qui, io per lavoro mi muovo ogni giorno, eppure controlli non ne ho visti, non ne vedo, come facciamo a bloccare le persone se poi mancano i controllori? È difficile controllare tutto il territorio, presumo, però ce ne sono, magari un lei senso ha avuto... civico, ci vuole senso civico, ci vuole senso civico, sì. E volevo dire, Roberto Marcato, la regione si sta adoperando nel nome di Luca Zaia in tutti i settori ovviamente per cercare di debellare o di contribuire a debellare questo maledetto virus, però è una battaglia che avrà bisogno di molto, molto, molto tempo e molta pazienza e molto coraggio, aggiungo. Sì, e purtroppo anche molte risorse, nel senso che ovviamente tutti oggi siamo concentrati, ed è giusto che sia così, sull'aspetto umano, sociale e sanitario. Però c'è l'altro aspetto, che è quello economico, che è un aspetto importantissimo. E quindi ovviamente quando finirà, io mi auguro presto, questa emergenza sanitaria, noi avremo un'emergenza economica da affrontare. E lì dovremo essere, dovremo dimostrare questa volta di essere un grande paese, perché io non mi stancherò mai di dirlo, purtroppo il coronavirus ha colpito innanzitutto Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, che guarda caso sono anche le tre regioni economicamente trainanti di questo paese. Io l'ho detto, oggi abbiamo avuto la conferenza Stato-Regioni questa mattina, e io l'ho detto in quella sede, signori, siccome le risorse non saranno infinite, credo sia opportuno valutare dei parametri quantitativi e qualitativi che drenino risorse innanzitutto nelle regioni più colpite dal coronavirus, quindi che stanno pagando di più anche in termini economici, ma che sono quelle che nel momento in cui si rialzano trascinano anche tutto il paese. Perché certo. Altrimenti se entriamo in una recessione non solo tecnica ma anche strutturale, lo sappiamo, l'Italia non ha la forza come altri paesi per rimettersi in asse in breve tempo, questo è il tema. Bisogna fare delle scelte coraggiose, antipopolari, certo. Ma coraggiose. Anche... Roberto Marcato, anche se tutte le scelte che vengono, presumo io, tutte le scelte che vengono fatte in questo momento sono tutte scelte un po', non dico da impreparati, però quasi, perché questo virus credo che sia una delle cose capitate a Cesareno che nessuno mai sarebbe aspettato, e dico tutte le parti politiche, ovviamente anche quelle economiche, erano impreparati e quindi per fare le cose si può anche sbagliare, bisogna rimediare il giorno dopo, l'importante è rimediare. Ma eravamo tutti impreparati a questo evento, purtroppo, a questo disgraziato evento? Ma allora, il tema non è che un paese deve essere preparato a qualsiasi emergenza, perché altrimenti vivremmo solo per l'emergenza. L'importante è che un paese sia in grado di reagire a un'emergenza. E allora, è stato fatto un primo decreto, un decreto legge, 23 miliardi. Hanno messo 10 miliardi per il credito, io l'ho detto subito, scelta giustissima, condivisibile, non c'è nessun problema, perché non ho problemi a dire se il governo fa bene. Ecco, c'è tutta un'altra partita che va però giocata. Allora, innanzitutto, le scadenze fiscali sono state previste l'allungamento a venerdì prossimo o a fine mese o a settembre, ecco, vanno tutte quante spostate, mi rendo conto che è uno sforzo enorme, ma vanno tutte spostate al 31 di dicembre. Se l'emergenza finisce prima, possiamo rivedere il decreto domani mattina. Bisogna immaginare anche di togliere imposte a qualche azienda, perché tu per dare liquidità a un'azienda,
hai solo due modi: o togli le imposte che deve pagare, quindi lasci in mano del cash per poter essere investito nell'attività, oppure tu devi dare dei contributi a fondo perduto che rimettano in moto il volano di quell'impresa. Non ci sono altre vie. Assolutamente. Però anche qua, nel prossimo decreto, bisognerà per forza di cose immaginare una posta di bilancio consistente per dare, ovviamente non a pioggia e non ai soliti furbi, ma alle aziende che hanno veramente bisogno, quella liquidità che sia l'innesco per mettere in moto le nostre aziende. Sono d'accordo con Roberto Marcato in tutto e per tutto. L'unica cosa è che purtroppo prima bisogna debellare questo virus, perché se parliamo, questo virus verrà debellato fra un anno, perché non abbiamo trovato il vaccino, ahimè credo che il problema economico diventi un secondo momento e diventerà un problema catastrofico. Sono d'accordo con lei. Attenzione, perché vorrei ricordare, che è banale, ma lo voglio ricordare, che gli ospedali, i servizi sociali, le cure per i vaccini, i letti, le terapie intensive si fanno con le tasse. Le tasse si fanno con gli imprenditori che pagano le tasse e con i dipendenti che pagano le tasse. Non abbiamo altre soluzioni, per cui io parto sempre sul tema economico, perché quello è un circolo virtuoso. Se tu paghi le tasse, hai i servizi per fare le terapie intensive, altrimenti non le fai. Oppure faremo un piano Marshall, oppure faremo sì che l'Europa ci dia una mano una volta per tutte davvero, in maniera più importante. Se l'Europa è quella che abbiamo visto in questi giorni, non credo che abbia dimostrato grande maturità, no? Vabbè, ne parliamo dopo, Roberto Marcato, perché ho la pubblicità e tra l'altro anche molti servizi, poi avremo il sindaco di Verona collegato. Pubblicità, tra poco.